Siccome stiamo pensando anche all'autosomministrazione del test, io chiederei al Presidente di sottoporsi, No, ma visto dire che non che si infila più lo stemma. no, ma volevo fare, non si deve più infilare il Ah, gli faccio campione vedere. a livello rinofaringio, ma è sufficiente andare sulla fossa nasale. Adesso vedrete come viene fatto. Questo l'abbiamo pensato per bambini, pazienti di questo tipo. Questo è permesso perché il test veloce è di una sensibilità notevolissima. Pensate che questo test arriva anche a prendere dei campioni che hanno quei CT elevatissimi intorno a 37-38 di amplificazioni, quindi ci permette di fare questa cosa. Allora io, Presidente, ti passo il tampone e ipotizziamo la possibilità di autosomministrazione. Prima si infilava tutto, no? Adesso si fa così. Tu Allora, questo qui lo stemperiamo, aspetta, mi tolgo, che così intanto spiego come avviene, rimane qui. Viene stemperato in una provetta, vedete, viene liberato l'ipotetico antigene viene stabilizzato, prima estratto dalla sostanza che è contenuta nella provetta e poi stabilizzato, e questo test poi viene messo in un microchip. Il microchip è già posizionato, poi ve lo farò vedere nello strumento, e poi parte il test. Viene messo il microchip naturalmente ecco, hai già messo la goccia, quindi viene chiuso lo strumento e da questo momento parte il test. Ci vogliono 10 minuti. Mi tolgo, poi vedremo il risultato, speriamo bene. No, altro che crozza. Mi sposto e lascio. No, però scusate, significa voi pensate sempre, perché il nostro pensiero, noi ci sentiamo tante volte al Sì. giorno, i bimbi. Cioè, è come mettersi le dita nel naso. Non bisogna farlo, soprattutto in periodo di Covid, però non ha più l'invasività di 12 centimetri, 10 centimetri di tampone che deve entrarti fino alla, come la definisce Rigoli, alla cantina, no? Ma qua ci fermiamo nell'anticamera della cantina, cioè Sì. nella parte del naso che comunque è facilmente esplorabile e non dà dolori.